Oggi prepariamo insieme la punta di petto. Ciao a tutti, sono Francesca, carnivora mediterranea. Se è la prima volta che guardate i miei video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Oggi voglio mostrarvi i miei due metodi per cucinare la punta di petto. Il primo, se avete un camino o un barbecue alla brace, il secondo metodo in padella è sicuramente molto più veloce. La punta di petto è un taglio particolare del bovino che si trova molto vicino al petto dell'animale. È una parte di petto che si estende dalla zona delle costole fino quasi a quella del collo. Solitamente questo taglio di carne tende ad essere fibroso, ma se cotto bene vi darà sicuramente una grandissima soddisfazione. Sia che dobbiate cuocerlo in padella o alla brace, prima della cottura vi consiglio di mettere la punta di petto qualche ora in dry brining. Se non sapete che cos'è il dry brine o dry brining, vi lascio qui sotto in descrizione e qui sopra il link al video che ho realizzato con i miei due metodi per realizzare il dry brine a casa. In inglese la punta di petto corrisponde al taglio chiamato brisket ed è molto ricco di proteine. Abbiamo circa 29 grammi di proteine su 100 e 11 grammi circa di grassi. È un taglio che si presta molto bene alle cotture lente e a bassa temperatura, ma che a mio parere dà anche tantissima soddisfazione con le cotture veloci e in padella. Consiglio veloce: quando l'acquistate chiedete il pezzo intero. In questo modo, se dovete andare a cuocerlo alla brace, potete metterlo direttamente così com'è in cottura. Se invece lo andate a cuocere in padella, magari sarete voi a tagliare le fette e le farete un pochino spesse. In questo modo resteranno belle succose all'interno e più croccanti all'esterno. Partiamo dal primo metodo di cottura, in padella. Cosa importante, togliamo la carne dal frigo almeno 3 ore prima di doverla cuocere. Io personalmente la lascio fuori anche mezza giornata. Facciamo scaldare un piatto in microonde per qualche minuto. Poggiamo poi sul piatto la carne e lasciamola riposare per qualche minuto ancora. In questo modo le fibre si rilasseranno e la carne tenderà ad essere più morbida in cottura. Asciughiamo la carne con un foglio di carta da cucina. Nel frattempo facciamo scaldare una padella. Quando questa sarà ben calda, mettiamo a cuocere la carne a fiamma molto alta, muovendo la carne sulla padella. In questo modo il grasso si distribuirà su tutta la superficie. Abbassiamo la temperatura e lasciamo cuocere per qualche minuto, a seconda dell'altezza del pezzo di carne. Ogni tanto, mi raccomando, toccate la carne per assicurarvi che tutta la superficie di questa aderisca per bene sulla padella. In questo modo non ci saranno dei pezzi che risulteranno più lessi e dei pezzi che risulteranno più croccanti. Prima di girare la carne e farla cuocere sul lato opposto, alziamo di nuovo la temperatura per qualche secondo. Poi proseguiamo la cottura a fuoco medio. Non so da voi, ma qui a casa c'è il controllo qualità. Nel caso in cui abbiate ancora altri pezzi di carne da cuocere, a questo punto rialzate la fiamma e aggiungete gli altri pezzi di carne. Mi raccomando, la carne deve avere una bella superficie croccante e deve essere ancora cruda all'interno. Una volta terminata la cottura, mettete la carne a riposare su un piatto caldo per almeno 4 minuti. Durante questo periodo di tempo i succhi si ridistribuiranno e al taglio la carne risulterà ancora più tenera. E ora passiamo al secondo metodo di cottura, alla brace, nel barbecue oppure al camino.
per iniziare, anche per questo metodo di cottura, consiglio sempre di tirare la carne fuori dal frigo almeno 3-4 ore prima della cottura. Se avete un pezzo troppo grande, tagliatelo in parti. Iniziamo cuocendo la carne su ogni lato, sigillandone i succhi all'interno. In questo modo l'interno risulterà molto più tenero e l'esterno invece più croccante. Una volta terminata questa operazione, spostate la brace su un lato del barbecue e lasciate cuocere la carne sul lato opposto della brace con il coperchio chiuso per almeno una mezz'oretta, controllandola di tanto in tanto. Se state cuocendo la carne al camino e quindi non potete coprirla, l'importante è non farla cuocere a fiamma diretta. Una volta terminata la cottura ci vorranno circa 45-50 minuti in totale, lasciate riposare la carne per almeno 5 minuti prima di tagliarla e divorarla. Spero che questo mio video vi sia stato utile, nel caso vi invito a scrivermelo nei commenti e a lasciarvi un mi piace. Se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Io vi auguro come sempre una giornata bestiale. Ciao, al prossimo video!